Radio 32. Ma ce l'hai, ce l'hai anche lì, ma diciamo qui perché sta dentro la scuola, no, sono Serena, mi chiamo Serena Stazzi e ho conosciuto Don Roberto attraverso mio padre. Sono Mauro Cassandro, ho conosciuto Don Roberto Sardelli nel 67, eravamo tutto un gruppo di persone. Ciao, io sono Gigi, conosciuto come Gigi in quartiere, e Don Roberto l'ho conosciuto al comitato di quartiere, appunto. Sono Mauro Fulvi. Io sono Giulia Cavaliere e sono nata al Pigneto e vivo al Pigneto. Sono Daniele Pifano, ho conosciuto Roberto nel periodo in cui, diciamo, il movimento era in una fase assolutamente di ripiego. Allora, io mi chiamo Stefano, ho conosciuto Don Roberto 4-5 anni fa. Sono Elisabetta e ho conosciuto Don Roberto in chiesa, in parrocchia, a San Leone. Come mi chiamo? Mi chiamo, sono Rocco, Rocco Le Rose, e sono qui a Roma dall'82. Sì, mi chiamo Sandro Santilli, abito al Pigneto, comunque presso la Pignota sempre, insomma sono nato qui e qui ho vissuto. Allora, io sono Elda Rossi, ho conosciuto Don Roberto 25 anni fa. Dunque, io l'ho conosciuto la prima volta quando è venuto nella nostra sezione del Partito Comunista Italiano a fondare comitato di quartiere. Mi chiamo Salvatore, ho conosciuto Roberto, Don Roberto, e al comitato di quartiere, nel senso che sono stato socio fondatore, non le primissime riunioni. Roberto Pagnoni, e ho avuto modo di conoscere il grande maestro Don Roberto Sardelli. Io mi chiamo, il mio vero nome è Maria Luisa, però a Roma sono conosciuta Marisa, perché mio marito mi ha sempre chiamato Marisa, era troppo lungo il nome. Negli anni 70, inizio anni 70, ero un dipendente della Voxon e facevo parte della cellula del Partito Comunista interna alla fabbrica. E logicamente facevo anche parte del sindacato, la FIOM, CGL, diciamo per le lotte sindacali di quegli anni, legate anche alla fabbrica di Burtina, fabbrica di, appunto, la nostra, la Prenestina. E in quell'occasione, fra le tante persone che ho conosciuto, anche Roberto Sardelli, che faceva parte di un gruppo di sacerdoti, di preti, diciamo, cosiddetti preti operai, che lavoravano di concerto con il sindacato nelle nostre lotte. E c'era molta comunanza fra il nostro partito, il sindacato e loro, al di là delle ideologie o quant'altro, insomma. E papà era il segretario della sezione del PC che si trovava in via Fortebraccio, adesso è una sezione, è diventata una sezione del PD. E ricordo che Don Roberto faceva lì un corso di flamenco ed era un tesserato del partito, si era tesserato in quella sezione e lì faceva un corso di flamenco. Io dico dentro la sezione del PC. Faceva scuola di flamenco, te ricordo? Sì, e che non lo so. Insomma, mi sono trovato nuovamente qui al Pigneto, dove vivevo, e ho optato per aderire al comitato di quartiere da poco formato. Ho conosciuto Don Roberto perché si è creato un comitato di quartiere, non c'era, ed era una cosa che... per me è stato inserimento nel quartiere. E mi sono inserito in questo quartiere, ho avvertito proprio questo, avevo questo bisogno. Però l'idea di interessare, poi aver visto questo quartiere, questa zona, e aver capito che c'è tanto da fare, insomma, mi ero avvicinato alla sezione del PC, mi ricordo, sono andato anche a una riunione, allora il presidente del municipio si chiamava un certo Quattrocchi, che era del Partito Socialista, andai lì, dico, ma lì vicino a casa mia c'è un cesso di posto abbandonato, dico, ma perché non si fa un parcheggio? Questo come fatto spontaneo. Quindi invece con il comitato di quartiere queste cose si potevano fare, cioè, diciamo, si potevano convogliare e farle insieme, oltretutto si potevano anche ottenere, insomma. Ci stava di tutto, dai compagni anarchici
ai cattolici del dissenso, ai preti operai, al PD, ai social, cioè era un po', diciamo, era un parlamentino del quartiere. E ovviamente io lo ricordo in queste discussioni anche molto vivaci che si facevano nel comitato di quartiere, affrontavamo delle cose molto importanti, perché poi in quel periodo il comitato di quartiere era una sorta di, diciamo, di governo ombra del municipio, no? E almeno così eravamo riconosciuti dalla gente, dai cittadini del quartiere, eccetera. E che dire di Don Roberto? Don Roberto è un personaggio molto poliedrico, molto complesso. Lui raccoglieva in sé un po' tutto, il sacro, il profano, il religioso e l'ateo, il pacioso e l'iroso, cioè era veramente un personaggio di molta passione, di molto cuore, un vero cristiano, diciamo così, un vero cristiano proprio. Un bravissimo ballerino di flamenco che per esempio è andato un sacco di volte a Siviglia a imparare dai gitani. È sempre stato un prete fuori dal comune, diverso, e mi è sempre piaciuto. E poi, ecco, mi piace ricordarlo che a lui piaceva ballare flamenco. Ogni tanto andavo quando lui ballava in questa sala. Lui faceva ancora il vice parroco alla chiesa di Villa Fiorelli e costituì un gruppo di cattolici, gente che faceva i catechisti all'interno della chiesa, della parrocchia, e noi che eravamo un gruppo invece laico, facevamo letture, lui leggeva le lettere di San Paolo e noi leggevamo Lucas. Il metodo lui ci ha dato, lo stimolo, quello di andare avanti, l'approccio al problema. Mi sono trovato di fronte a sto prete molto incazzato e di essere in grado di chiarire, di sintetizzare le volontà che venivano fuori. Questa è stata l'impressione che ho avuto di Roberto, e lo faceva con un piglio incazzato, cioè non era un piglio di una persona che appunto faceva il mediatore. Ho conosciuto Don Roberto in via Ettore Giovenale il 12 maggio del 58. C'era la casa del sogno e c'era la casa d'appuntamento. Avevo compiuto 18 anni e lui mi disse: mi raccomando, attenta, perché quella è una cattiva strada, non ti lasciar convincere. Guarda che io passo tutti i giorni, io abitavo in via Ettore Giovenale 66, avevo la finestra sopra la strada e lui ogni volta che passava bussava la finestra e mi diceva: mi raccomando, quello non era per me un prete, era un papà, perché tutte le cose le chiedevamo a lui, ci confidavamo con lui nel bene, nel male, lui ti dava tutte le dirette, quale tu potevi trovare l'ostacolo, che tu nemmeno te lo ignoravi, perché io venivo dal paese, ero ingenua in tutto e dappertutto. Lui era solito venire a casa nostra, quindi da quando sono nella culla, penso. Io ho fatto un battesimo a 13 anni, non ho mai fatto catechismo e mi ricordo che mio zio insisteva per farmi fare il battesimo, perché comunque era giusto così, e lui era in disaccordo e litigò con la suora, che decise di battezzarmi senza farmi andare a catechismo, senza farmi fare amicizia con gli altri bambini, così, per la cerimonia. È sempre insomma, prodigato, è sempre combattuto, diciamo, il conformismo anche religioso. La cosa che più mi ha colpito è che è lo stesso paese di mia madre, quindi abbiamo parlato di Pontecorvo, abbiamo parlato della ciociaria, abbiamo parlato dei ciociari. Però la cosa che mi è rimasta molto impressa è la sua grande umanità, sensibilità,
e soprattutto l'attenzione agli ultimi, alle persone che c'erano più bisogno, le persone che cercavano in lui un rifugio non soltanto spirituale ma anche materiale, e l'ho visto disponibile anche nelle battaglie al di fuori del fatto personale, ma anche di quartiere, nelle battaglie anche per quanto riguarda il piano regolatore, per quanto riguardava i lavori pubblici, per quanto riguardava le ingiustizie che venivano fatte all'interno del quartiere. Soprattutto che qualcuno faceva delle cose che non doveva fare, grazie anche a delle compiacenze che c'erano da parte di una parte della politica. Io mi ricordo la grande mobilitazione che avemmo negli ultimi periodi dell'era Veltroni, quando ci fu la proposta della riconversione dei depositi dell'ATAC che dovevano essere messi a frutto, e quindi c'era l'imposizione, diciamo, per risanare il deficit ATAC, di costruire, di fare supermercati, centri commerciali e via discorrendo. E Roberto rappresentò in quel periodo il coagulo di tutta l'incazzatura che si era formata intorno contro questa idea. Quindi il mio ricordo di Roberto è un ricordo, da una parte, diciamo, assolutamente affettuoso, di una persona che viveva, appunto, pur essendo prete, viveva a contatto con me, che ero tra virgolette un mangiapreti. Non mi ha mai fatto sentire questo peso, non mi ha mai detto: Daniele, basta, hai rotto il cazzo, non bestemmia. No, mai. Sempre un livello poi di coagulo e di concretezza, insomma. Quindi la cosa che più mi fa piacere di Roberto è che lui alla fine concretizzava, non restava teorico, concretizzava e si passava all'operatività. Poi io, Don Roberto, diciamo, per quello che faceva, oltre che con papà, ho avuto la fortuna di conoscerlo anche all'università, rispetto alle sue gesta, ecco, diciamo così, perché fortunatamente studiavo con dei professori molto, molto in gamba, molto critici, e ricordo che fecero proprio vedere su Don Roberto un documentario rispetto a tutte le sue, a tutto quello che ha fatto all'Acquedotto Felice, con i baraccati. Insomma, è stato un grande educatore. Io sono un'insegnante, un'educatrice, quindi Don Roberto sotto questo aspetto per me è molto importante, cioè un punto di riferimento. Anche per questo all'università ricordo che studiamo il suo personaggio all'università, perché è un po' il nostro Don Milani in qualche modo. Mi interessava una cosa in particolare che sapevo che mi poteva spiegare solo lui: che cosa era successo quando gli abitanti del quartiere dove aveva vissuto lui, dell'Acquedotto Felice, furono trasferiti a Nuova Ostia. La grande emozione di andare là, in realtà il trasferimento è stato una tragedia per molti di loro. Infatti lui ha scritto questo libro bellissimo che si chiama Vita di Borgata, in cui racconta, dice, noi quanto avevamo lottato per avere quelle case, poi dopo, quando siamo arrivati lì, tutto quello che avevamo creato è crollato. Poi dopo lui mi ha presentato molti dei suoi ex studenti, io ho fatto tante interviste, insomma, ho lavorato su questo tema perché mi sembrava molto importante. Soprattutto quello che mi ha sempre emozionato è quello che dicevano di lui le persone con cui lui aveva condotto tutte queste lotte, i suoi ex alunni. Di fatto tutto il quartiere di Nuova Ostia, cioè, c'era lui al centro, anche se lui non viveva più lì. Però io poi ho continuato a conoscere tutti gli abitanti di questo quartiere e Don Roberto era sempre là. È come se non avesse mai lasciato queste persone, anche decenni dopo la fine dell'Acquedotto Felice. Per tutte queste persone che sono andate a vivere Ostia, comunque Roberto Sardelli era un punto di riferimento fondamentale anche 20-30 anni dopo il trasferimento. Questa è stata una cosa che a me mi ha fatto molta impressione, perché mi ha fatto capire quanto può fare un uomo nel corso di fatto di una vita, e quante persone è riuscito a tenere insieme, a quante persone è riuscito a dare forza. Questo per me è stato il suo insegnamento. Quando mio papà era molto malato, io ho questo ricordo di Don Roberto, che era anche lui molto malato, devo dire, già stava molto male, ma tuttavia è venuto a trovare mio papà facendosi tre piani di scale, tre piani e mezzo di scale, con fatica, ma con, diciamo, la tenacia, la costanza, quella passione che sempre lo
lo contraddistingueva, è venuto su casa piano piano, è venuto a trovare mio papà, hanno fatto una bella chiacchierata, mio papà era allettato e lui insomma non è che stava proprio un fiore, ma hanno fatto comunque una bella chiacchierata non su, diciamo, non sulla malattia, non sul momento, ma su quello che era stato e soprattutto su quello che doveva essere, quindi no, questa proiezione sempre per, rispetto al futuro, rispetto a un futuro migliore, rispetto a quello che doveva essere. E penso che questo pensiero ha accompagnato pure Don Roberto, insomma, fino alla fine dei suoi giorni, questa tenacia, questa forza. L'hai mai visto ballare il flamenco? Cazzo che l'ho visto ballare il flamenco! Don Roberto è stato magnifico e ci manca, mancherà. Thank you.